Vinitaly 2019, Onesti Group, un progetto del vino che sta crescendo. Nicola Carlevaris, come sta andando? Direi molto bene, soprattutto grazie anche ai riscontri che stiamo avendo proprio in questi giorni, anche in riferimento alle novità che abbiamo appena presentato. Grande interesse e grande voglia di avere subito questi vini che stiamo lanciando in esclusiva proprio a partire da ieri. Nello specifico abbiamo presentato 3 cantine francesi nuove, una da zona della Blanquette de Limoux, uno Chablis e anche una cantina in Borgogna. E poi presentiamo la grande novità italiana a livello di cantina, a livello di nuovo inserimento, che è Buglioni. Quindi siamo a Verona e abbiamo un grande vino della Valpolicella classica che sta appunto riscuotendo un grandissimo, grandissimo successo. Oltre alle novità come cantine che abbiamo introdotto, ci sono anche certi produttori che lavorano ormai con noi da almeno 2 anni, da quando è nato il progetto, quindi dei rapporti storici, che però presentano delle novità in termini di prodotto. Per esempio Nino Gandolfo ha appena presentato con grandissimo successo un prodottino veramente molto molto interessante. Nino Gandolfo, direttamente dalla Sicilia, parlaci di questa nuova bottiglia, questa etichetta. Questa etichetta non è altro che, diciamo, il nostro massimo parlando di qualità, quello che possiamo esprimere al 100%. È un blend di 2 bianchi, un 70% di Zibibbo, 30% di Grillo. E non è altro che una selezione massima sia a livello di prodotto, quindi in campagna, di uva, sia a livello di vinificazione, sia di affinamento e tutto. Sta il mercato e un po' tutti i nostri clienti gli stanno rispondendo benissimo, non si aspettavano questo livello qualitativo. Io ne sono felicissimo di sposare questo progetto, principalmente Onesti Group, e felicissimo di essere qui e poter presentare la mia azienda a 360 gradi. Mariano Buglioni, direttamente dalla Valpolicella, nel catalogo Onesti Group. Sì, nel catalogo da poco, perché appunto abbiamo deciso insieme ad Onesti di unirci e quindi di essere rappresentati e distribuiti in Italia da questa bellissima azienda. Produttori di Valpolicella prevalentemente, con una proprietà di circa 50 ettari vitati nella zona classica della Valpolicella, ma di recente abbiamo anche impiantato 3 ettari circa in Lugana, quindi la nuova annata di Lugana appena uscita 2018, che stiamo presentando qui con Onesti proprio a Vinitaly. Vini classici, ma anche qualche novità, soprattutto anche sugli spumanti? Assolutamente sì, vini classici con tutta la gamma della Valpolicella fino alla Marone Riserva, ma ci siamo spinti oltre facendo un qualcosa di, diciamo, outsider con la Molinara, dove abbiamo creato due bellissime novità. Una è una Molinara spumantizzata, si chiama il Vigliaco per la vigliacata ad aver tolto la Molinara dal disciplinare, mentre l'altra l'abbiamo fatta in metodo ancestrale, quindi seconda fermentazione in bottiglia, per avere un prodotto che sia totalmente naturale, senza solforosa aggiunta, ma soprattutto sugar free.